Ciao a tutti amici del canale Gevemaf, io sono sempre Femaf del canale Gevemaf. Oggi portiamo a spasso Ettore di nuovo. Se Ettore si sta fermo, gli aggancio la cosina. No, 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 non te l'ho agganciata. Ettore, vieni qua. No, 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 no. Ok, ho fatto, possiamo andare. Andiamo Ettore, andiamo verso l'avventura. Andiamo. Ettore, io ti giuro che se mi tiri ancora non ti porto mai più, mai più. Stanno sempre soliti i cani di merda, quelli là, quelli che abbaiano a caso proprio. Ettore, Ettore, bravo, bravo, ignorali, lasciali stare proprio. Fanculo, cani scemi, fanculo. Ci stanno altri cani, casino di cani, un casino. Un altro cane qua sotto. Ettore vuole andare a picchiarlo, però non può perché è scemo. Qua ci sta un altro cane grossissimo. Questo qua è uno di quelli proprio che... Sto cane, mamma mia, mamma mia. Qua ci sta una stradina dove ogni tanto vado a correre. E con ogni tanto intendo ogni 8-9 mesi. No, di più, di più. Questa è la strada in cui una volta abbiamo mangiato la crema di pistacchio. È stato proprio qui, qui. Ettore sta scavando di nuovo nella terra come gli scemi. Ah, vi racconterò adesso una storia di Ettore di quando aveva qualche mese. Una volta, che è successo? Mia sorella Demaf ha aperto la porta di casa e per sbaglio l'ha dimenticata aperta. Ettore che ha fatto? Ha pensato bene di scappare, ha fatto madò, madò, mo scappo, mo scappo, madò, madò, ed è scappato come gli scemi. Poi che è successo? Non tornava. È passato un'ora, 2 ore, 3 ore, tutti facevano: ma Ettore dov'è? Ettore dov'è? E io facevo: dai, tornerà, vedrete che tornerà. Tranquilli, tranquillissimi. Detto sta che poi io sono andato a dormire perché si era fatta notte. Mi hanno detto poi torna domani. Il problema è che non potevamo lasciare il cancello aperto. Per cui l'abbiamo chiuso. E quindi niente. Dopodiché che è successo? Io mi sono addormentato. Mi sono svegliato il giorno dopo ed era successo un casino proprio. Mia madre, Mammaf, mi fa: ma poi visto che è successo Ettore, io faccio: no, che cosa è successo Ettore? E mamma mi dice: che cazzo fai Ettore, la smetti di scavare? E mamma mi dice: Ettore praticamente, guardalo, 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 guarda che si è fatto. Andiamo a guardare Ettore. Scendo le scale, vedo Ettore che sta tutto bagnato e tiene una zampa scema, che tipo sta troppo scema. Dire scema sarebbe dire poco, era tipo tutta storta, distrutta, spappolata. Ho fatto madò, 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 Ettore si è ammazzato. C'è ben successo. E niente, e mi dice praticamente stanotte Demaf ha sentito abbaiare, è andato a vedere e c'era Ettore tutto scemo, sanguinante. Ho fatto: ma no, quello sicuro ha fatto qualche cosa. E niente, praticamente mia madre ha lavato, per questo stava tutto bagnato. E poi mamma ha detto: me lo portiamo dal veterinario. Mi ha portato dal veterinario e ha detto: meno male che l'avete portato, ma questo qua tiene la febbre a 45, no, 45 no, proprio la febbre alta proprio. Ho detto: ma devo dare subito gli antibiotici, sennò questo muore. E alla fine non è morto. Ha preso gli antibiotici e ha dovuto fare un'operazione. In cui si è messo una specie di protesi di metallo come tipo Wolverine alla zampa, che poi ho dovuto togliere molti mesi dopo. Ma è stato veramente scemo. E il veterinario ha detto: praticamente, sicuramente un cane grosso lo stava inseguendo. Lui è scappato perché non si voleva fare prendere. E allora questo cane l'ha morso alla zampa, gliel'ha distrutto. Ho visto proprio la radiografia che stava a pezzettini la zampa. Assurdo proprio, Ettore. Però Ettore non demorde perché, capito? Ettore, si è dovuto stare per un casino di tempo come gli scemi, con il collare, quello là, quello che il cono, come si chiama? Troppo scemo, troppo scemo. Niente, siamo qui e camminiamo su questa strada desolata. Ci sta la puzza delle cacche di mucche, proprio presente quando vai alla fattoria a comprare il latte appena munto e senti proprio la puzza delle mucche, della cacca delle mucche. Ecco, si sente questa puzza qua, per cui immagino ci siano
delle mucche. Qui, proprio su questo muretto, è dove ho trascorso la serata del mio 19° compleanno. Lo so, in realtà è molto meno triste di quanto sembri, detto così, ma è una storia per un altro video. Comunque, Ettore sta facendo la sua cacchina, eccola, bellissima, solo che non ha finito perché... Oh, non scavare, non scavare! Mo la raccolgo, aspettate che... Sì, l'ho appena raccolta, fidatevi che fermo a raccogliere le cacche, dovete farlo pure voi. Mi raccomando, raccogliete le cacche perché, come potete ben vedere, io l'ho fatto. Anche se non si vede perché ho tagliato il video. Intanto ci sta una musa. Vado, quanti insettini! Non so se si vedono con la telecamera, però sono tipo 700 miliardi di insettini che girano a caso proprio. Comunque, si sentono delle musiche che non si sa da dove vengono. Aspettate, si sentono, vediamo. Non so, andiamo a vedere da dove viene la musica. Diventa sempre più forte, più ricca e carica di emozioni. Ammiriamo un bel paesaggio, non bello come quello di Skyrim, però comunque un bel paesaggio, davvero un bel paesaggio. La classica macchia mediterranea del... No, sto scherzando. La musica viene da qua. Vediamo un po'. Da dentro quella casa. Assurdo. Solo che speravo fosse tipo qualche cosa più importante, invece solo musica dentro una casa che adesso è finita. Credo che mi abbiano visto, devo scappare. Addio. Ettore, andiamo. Ettore, scappa, scappa, scappa. Ci hanno visti. Oh, guarda, una sedia, ma non c'è tempo. Ettore, dobbiamo andare. Madonna, quanto è grosso questo cane. È grossissimo. Madonna, se questo mi prende mi ammazza. Ci sono 3 miliardi di moschine, io li sto letteralmente respirando perché mamma mia che schifo. Una volta la mia maestra di italiano alle scuole elementari mi disse: partite da una cosa banale come un uomo che cade dentro un tombino e inventate una storia originale. Solo che io, siccome avevo la fantasia di un cazzo di babbuino nero, ho detto, vabbè, tanto sicuramente la maestra non se li guarda i cartoni. Per cui ho fatto che tipo un uomo... Ciao macchina. Un uomo cade in un tombino e si risveglia che l'hanno trovato le Ninja Turtles, le tartarughe ninja. Per chi non le conosce è quelle... Con noi ci sono 4 tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale. E c'è da lottare e loro lotteranno... Loro vinceranno per noi! E poi così via. C'è Raffaello, vero mago dei roller. E Michelangelo che vola con i suoi skate. Cioè, no, un gufino. Un gufo piccolino morto. Un gufo. Mo. Ettore, dobbiamo seppellire questo gufo morto. Anzi, non sono neanche sicuro che sia un gufo. Assurdo. Poverino. Che facciamo? Vabbè, andiamo avanti. Eh sì, è la vita, il ciclo della vita. Si vive, si muore, la vita inizia e la vita finisce. Ma è in questo lasso di tempo che la vita va goduta. Bisogna apprezzare il dono immenso che ci è stato dato. Vero, Ettore? Ettore! Se ne frega niente lui, se ne frega assolutamente niente. Poi insomma, queste tartarughe ninja... Che fanno? Fanno lo scontro contro... Come si chiamava il cattivo delle tartarughe ninja? Tipo Shredder, qualcosa del genere. Insomma, fanno lo scontro e grazie a quest'uomo che è caduto in un tombino, che ormai è diventato fortissimo, perché è stato allenato dal maestro Splinter, sono riusciti a sconfiggere Shredder. Solo che la maestra è rimasta impressionata, ha fatto madò, bella storia. Io, sì, stasera torna l'amico di Olga Femaf, è iscritto al canale Matteo Calò, torna da Torino e penso che Femaf lo andrà a salutare. Ciao Matteo Calò, se stai guardando questo video. Inoltre ringrazio anche Stefano Rhino per avermi aiutato con l'esame di circuiti, mi ha detto cosa si doveva studiare, cose così. E che altri ringraziamenti devo fare? Elena per avermi prestato la sua calcolatrice che fa i calcoli con numeri complessi.
sempre per l'esame di circuiti. Poi il video di prima, cioè quello di ieri sugli accordi del pianoforte, dovevo dedicarlo al mio amico, carissimo amico Jake Lyon, Giacomo Leone, solo che mi sono dimenticato, per cui gli dedico questo. E niente, andiamo a casa, Ettore. Beh, facciamo come i film. Io gli prendo questo bastone. Ettore! 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 Ettore, vallo a prendere. Sei un cane veramente stupido. Ah, siamo quasi arrivati, Ettore. Sei felice? Ti prego, dimmi che sei felice. Dimmi che almeno uno di noi due è felice. Mannaggia sti cani, che palle sti cani, che palle. Una volta, non so se è vero o se è una leggenda, ma mi ha detto la proprietaria della casa che sta a fianco a quella dove stanno i cani, che una volta il suo gatto è scappato, è passato da là, da questo cancello dove ci sono i cani sotto, i cani l'hanno preso da sotto il cancello, l'hanno portato dentro, da sotto questo cancello, e poi l'hanno sbranato e è morto il gatto. Per cui mi stanno proprio sul pisello questi cani, mi stanno proprio sul pisello. Bene, il nostro viaggio termina qui. Il mio e quello di Ettore continueranno, ma saranno off screen. Ettore, dai. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e boh, ciao.